Allora, buongiorno a tutti e benvenuti all'apertura dell'Africa Music Festival, che è giunto alla sua quinta edizione. Quest'anno ci troviamo per la prima volta a Pianopoli, il comune che ci ha accolto a braccia aperte dopo la polemica che è successa in agosto. E ci troviamo qui molto contenti e entusiasti per il fatto della dimostrazione di affetto e di accoglienza che ci ha dimostrato sia il comune e l'amministrazione e sia tutta la popolazione di Pianopoli. Siamo qui per presentare tutto il programma che vedrà queste tre giornate. Il programma è abbastanza intenso, quindi si inizierà con delle manifestazioni che partiranno nel pomeriggio presto, e iniziamo con un workshop alle 15 che ci sarà nell'area campeggio. Poi ci saranno le aperture delle mostre di pittura e i mercatini, e avremo diverse attività dislocate in tutto il territorio di Pianopoli, che vedrà interessate la parte centrale, soprattutto la parte del corso e le varie vie che si collegano con il corso. E le varie attività che ci saranno dei laboratori per bambini dedicati molto ai più piccoli, e abbiamo i laboratori di carta testa, i laboratori collegati con i laboratori di burattini, e poi c'è un'area dedicata all'urban art, dove ci saranno dei riders che dipingeranno su pannelli e ci sarà una DJ set che gli farà da colonna sonora. Tutte e tre le giornate ci saranno dei convegni dove parleremo di tematiche attualissime, e dove ci saranno personaggi di livello anche nazionale, e oggi partiremo con il convegno delle 18.30 dal titolo Stop al Caporalato, con una legge per contrastare il razzismo e lo sfruttamento dei lavoratori. Ci saranno presenzieranno il prefetto, il professore di Catanzaro, Wanda Ferro, che in qualità di presidente della provincia di Catanzaro, e due rappresentanti del FLAI nazionale collegati con la CGL. Dopo il convegno ci saranno altri spettacoli che interesseranno il lato delle coste. Ci saranno giocolieri internazionali e spettacoli di giocoleria e di arti strade. Poi ci saranno due spettacoli teatrali e in conclusione avremo due concerti, il primo concerto di musica africana e il secondo con il gruppo Tantamorola, proveniente dal Senegal, e il secondo gruppo Radici Calabro, il gruppo di musica popolare calabrese. Le tre giornate riprenderanno più o meno la stessa struttura, solo che cambieranno i convegni e i vari concerti. Per la serata del sabato 3 agosto avremo invece come convegno dal titolo Ius Solis e Ius Animis, a chi dare la cittadinanza. Si parlerà di un diritto di cittadinanza e della nuova proposta di legge che si vorrebbe portare avanti sul fatto del diritto di cittadinanza per le nuove generazioni, soprattutto legate alle seconde generazioni. Come dicevo, la struttura riprenderà la stessa giornata di venerdì, ma al posto del concerto di musica africana, sabato avremo Sandro Giulio, che è un artista internazionale che ha girato quasi tutta l'Africa subsahariana, e diciamo che lui andava nei villaggi ascoltando degli anziani, dei capi tribù, è riuscito a farsi raccontare delle storie e dei canti tradizionali dell'Africa, e li ha riarrangiati in chiave occidentale, in chiave moderna. Quindi abbiamo questo spettacolo musicale che inizierà verso le 22.30, e a seguire ci saranno i vincitori del Rodotom Sunsplash,
Santos, che hanno vinto questo contest internazionale e questa per la prima volta si esibirà in Calabria. E domenica invece concluderemo con i convegni il patrimonio culturale immateriale. Ci saranno dei rappresentanti del network Unimed, che si è stretta una forte collaborazione con questa associazione, e si parlerà molto di la creazione di una rete euro-mediterranea con l'obiettivo di creare delle sinergie che ci possano aiutare a collaborare in questa area del bacino mediterraneo. In conclusione, poi, per quanto riguarda la parte musicale, avremo l'esibizione dei Calamandè, che è un gruppo di musica di Burkina Faso, e un concerto di chiusura degli Tapestry. Noi in questa sera volevo ringraziare soprattutto i nostri partner che ci seguono, ci danno una grossa mano tutti questi anni, soprattutto in continuità con le partnership che abbiamo instaurato in questi anni. E volevo ringraziare il rappresentante della CGL, Giuseppe Valentino, questa sera, qui passerò tra poco la parola, la dottoressa Marino, rappresentante della Calabria Etica, e poi il sindaco che, come dicevo prima, ci ha messo a disposizione veramente tutto il paese e ha messo in moto una macchina organizzativa incredibile, insieme anche al presidente della Prodoc, che è qui presente, e le forze dell'ordine, perché ci garantiranno per tutte le tre giornate un supporto per quanto riguarda sia l'ordine pubblico che la gestione della manifestazione. Adesso passo la parola al sindaco, grazie per l'attenzione. E ringrazio di nuovo tutti i collaboratori, tutti i partner che si sono aggiunti e che continuano a supportare questa manifestazione. Grazie. Buongiorno. Sì, si sente? Buongiorno. E con grande felicità, sono molto contento di trovare qui l'amico Giuseppe Valentino. Siamo lasciati ai tempi di Sinistra Giovanile. Adesso me lo ritrovo segretario provinciale della CGL, persona veramente molto seria. E grazie a te Lorenzo per essere venuti qui a Pianopoli a svolgere questa bellissima manifestazione interculturale, una manifestazione da come anche hai illustrato egregiamente, che non è soltanto fatta di musica e divertimento, ma insomma c'è la cultura, si toccano degli argomenti molto, molto importanti, cruciali anche della storia recente della nostra nazione e del mondo. Voglio ringraziare qui il presidente Gianfranco Nanci, presidente della Prologo, grazie per la fattiva collaborazione, non soltanto mi riferisco a questa manifestazione, a questi tre giorni del Calafica, ma anche a tutte le manifestazioni che insieme al Comune di Pianopoli in questo paese si svolgono e si svolgeranno. Grazie di cuore alla caserma, al maresciallo Carmelo Tacchini della caserma di Pianopoli, ai suoi uomini per quello che già hanno fatto e per quello che faranno in questi tre giorni. Chiedo scusa all'intera popolazione se abbiamo creato un po' di disagi, si creeremo dei disagi per quanto riguarda il traffico, insomma è un paese intero che verrà bloccato, però io ritengo e ho portato qui questa manifestazione con tranquillità, perché so che Pianopoli culturalmente è abituata ai grossi eventi e quindi non avevo dubbi che avrebbe accettato con molta amore. Infatti la cosa che più mi ha veramente reso orgoglioso di questo paese, parlando con questi meravigliosi ragazzi, ho avuto modo di conoscerli nei mesi passati. Oggi ho avuto modo di conoscere anche i loro collaboratori di Lorenzo D'Assoli, di Simone Giardino, perché non sono soltanto loro. E la questi ragazzi, la genuinità, il lavoro, partono dall'atto amministrativo, pratico, e
appunto si mettono a lavorare loro stessi, a montare gli stand e tutto il resto. E la cosa che di più mi è piaciuta nel mio paese, mi ha reso orgoglioso, è quello che, parlando appunto con questi ragazzi, mi hanno detto: siamo rimasti colpiti da come i cittadini di Pianopoli ci hanno accolti. Oggi mi raccontavano di un esempio di un signore che è arrivato lì davanti al palco, ha trovato la strada bloccata, in maniera molto scherzosa gli ha detto: ma io qua devo passare, poi gli ha dato 10 euro, vado a comprare le birre perché fa caldo. E insomma, questa è una cosa che mi rende veramente orgoglioso, appunto per questa meravigliosa cittadinanza. Vi aspettiamo numerosi, tutto filerà in maniera tranquilla e serena. Grazie veramente di tutti, di cuore, e buon divertimento. A Giuseppe Valentino, rappresentante della CGIL Lanzi Granata. Grazie a Lorenzo e grazie a Gianluca per l'accoglienza e per quello, insomma, che ha speso sulla mia persona. Io credo, insomma, che i percorsi politici e i percorsi ideali di ognuno di noi, quando appunto sono sani e quando c'è la passione, si intrecciano e continueranno a intrecciarsi nelle nostre differenti, diciamo, attività. Io vorrei... tanto si sente lo stesso, sì, immagino, sì. Fatto danni, volevo non fare danni, ma dire, insomma, le motivazioni per cui la CGIL ha deciso già l'anno scorso deciso di continuare questa esperienza e questo partnership con Calafrica Music Festival. Credo sia stato un percorso che è nato quasi naturalmente, nel senso che non c'è più bisogno, diciamo, di sentirci con Lorenzo, con Simone, con gli altri ragazzi dell'associazione, perché sappiamo già che è un impegno che ci siamo presi e che continuerà. Perché per noi parlare di accoglienza, parlare di migrazione è un fatto culturale importante. Siamo un sindacato impegnato da questo punto di vista, lo ricordava prima Lorenzo, stasera ci sarà la FLAI CGIL nazionale a interloquire su una campagna nazionale contro il caporalato, che riguarda, è vero, insomma, molta parte del mondo dell'immigrazione, ma riguarda, per quanto ci riguarda in questa terra, anche i nostri lavoratori. E proprio per questo siamo dentro al Music Festival, nel senso che è un'occasione per dire che la CGIL sta in campo e che continua a stare in campo su questi temi, continuerà a farlo. Sono temi che hanno bisogno di un profilo culturale alto per le cose che stiamo purtroppo vivendo in questo paese. Basta citare il ministro Kenji da questo punto di vista, e quello, insomma, che è l'atteggiamento che si ha spesso nei confronti di chi ha la pelle diversa da noi, e che dentro il mondo del lavoro trovano poche scusanti, per fortuna, poche sponde quando i lavoratori tra la gente per bene, tra i lavoratori, perché quando hai da portare il pane a casa e quando hai appunto da fare la famiglia, il colore della pelle, insomma, lo vai a guardare poco, ma a guardare il merito e il fatto, insomma, che chi ti sfrutta e chi vuole, insomma, approfittare del tuo lavoro non bada se sei giallo, verde, bianco, nero, ma vada, diciamo, a sfruttarti e a continuare a farlo. Per cui la questione del diritto è una questione universale che non ha appunto colore e non ha distinzione. Noi siamo dentro a questa partita proprio per questo, per dimostrare, per testimoniare che un'esperienza bella del genere, che nasce dal basso, nasce da ragazzi che poi sono dislocati in tutte le parti d'Italia e continuano, diciamo, a voler rappresentare una Calabria diversa e un modo di stare dentro la Calabria in maniera differente, hanno il pieno sostegno della CGIL e continueranno ad avere se appunto, insomma, i temi che mettiamo in campo sono questi. C'è bisogno di parlarne, perché c'è bisogno di fare cultura intorno alla solidarietà e intorno alla questione dell'integrazione e appunto della contaminazione di più esperienze, di più vissuti che possono venire dal Mediterraneo e da quello che sta intorno a noi. Spesso quello che sta intorno a noi lo vediamo poco, guardiamo solo gli effetti negativi degli sbarchi a Lampedusa piuttosto che quello che diventa, diciamo, appunto un problema nel mondo del lavoro, quelli che ti fregano il lavoro, che sono sempre gli ultimi e che saranno sempre pronti, diciamo, ad essere più sfruttati dell'altro, no? Per portare il pane a casa. E invece nell'integrazione, nello scambio culturale, ci sono degli aspetti positivi che devono
leggere la contaminazione significa anche interrogarsi su quello che è successo nel Mediterraneo e provare a invertire anche noi la tendenza economica che sta orientando l'Europa e sta appunto massacrando il mondo del lavoro. E quelle sono esperienze che vanno raccontate, sono esperienze che vanno appunto prese per contaminarsi e per crescere. Questo è lo spirito che ci ha portato qui. Insomma, noi auguriamo alla Calafrica per questi tre giorni, per quello che sarà insomma Pianopoli in questi tre giorni, davvero un in bocca al lupo grande. Io credo insomma che come negli altri anni questa esperienza si è consolidata fino a tal punto da essere diciamo anche un ricettore turistico, la dico così, insomma un motivo di orgoglio anche per noi che viviamo in questa terra e che spesso ci lagniamo e che spesso pensiamo appunto che le cose dentro questa crisi profonda possono cambiare solo dall'alto e solo a Roma, invece partendo dal basso, partendo da opere meritorie che i piccoli comuni fanno, che Pianopoli ne è una dimostrazione, così come Calafrica ne è una dimostrazione, si può anche insomma invertire la tendenza anche della crisi economica provando a rimettere in piedi il mercato e le cose, quindi in bocca al lupo. Ho dimenticato di salutare la rappresentante di Calabria Etica e da ritornare. Grazie Giuseppe, passo la parola alla dottoressa Marino, rappresentante di Calabria Etica, con cui abbiamo fatto un protocollo d'intesa lo scorso anno, e quest'anno abbiamo portato avanti un progetto di corso italiano rivolto ai cittadini stranieri con una piattaforma eterni, quindi preparazione dei ragazzi stranieri attraverso il computer, con cui poi hanno fatto un esame finale dove veniva rilasciato una certificazione valida anche per il rinnovamento del primo soggiorno. Quindi passo la parola alla dottoressa. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e bentrovati. Io innanzitutto voglio aggiungere a quelli che sono i miei saluti quelli del presidente della Fondazione Calabria Etica, il dottore Roberto, che oggi non è qui purtroppo per impegni sopraggiunti, però ci teneva particolarmente ad esserci. Voglio ringraziare il presidente dell'Associazione Migrazione, Lorenzo D'Ascoli, per l'invito. Come ha fatto il rappresentante della CGL, vorrei anch'io spiegare il perché la Fondazione Calabria Etica è qui oggi e perché abbiamo accettato con entusiasmo di partecipare a questa manifestazione. No? Possono sembrare realtà profondamente diverse quelle dell'associazione culturale che in questo momento presiede questa iniziativa a quella della Fondazione. La Fondazione credo che la conosciate, è un ente nato della Regione Calabria. In particolar modo è un braccio operativo di quelle che sono le politiche sociali della regione. Perché siamo qui? Perché questa iniziativa, no? Oggi si presenta la quinta edizione, credo che sia, del Calabria Music Festival, è un'iniziativa che mira a, come dire, promuovere la cultura, no? La cultura e l'integrazione sul territorio attraverso degli spunti fondamentali, dei temi fondamentali che sono quello dell'accoglienza dell'altro, dell'integrazione e della partecipazione attiva dei cittadini. Questi temi sono temi che non solo sono estremamente cari alla Fondazione Calabria Etica, ma sono l'oggetto di tutta una serie di iniziative che noi stiamo facendo nel corso di questi anni e che forse sono anche poco conosciuti, e di questo probabilmente mi rammarico un po'. Se penso al tema dell'integrazione sociale, no? Della multiculturalità, non posso non pensare all'iniziativa di cui parlava prima Lorenzo. Cioè noi da diversi anni che come Regione Calabria, quindi su tutto il territorio regionale, stiamo attivando regolarmente con cadenza annuale corsi di alfabetizzazione della lingua italiana e di educazione civica per cittadini di paesi terzi. Perché questo? Perché siamo convinti che non ci possa essere una vera integrazione se non si ha una conoscenza della lingua e di quelle che sono le regole
che vivono in un determinato paese. Penso al tema della partecipazione attiva e non posso non ricordare qui il fatto che da anni la Fondazione Calabria Etica gestisce i percorsi di servizio civile, i progetti di servizio civile che vengono presentati da associazioni, da enti, da comuni. E qual è lo spirito di questi progetti di servizio civile? Quello di promuovere tra le nuove generazioni la difesa non armata della patria. Che cos'è la difesa non armata della patria? La promozione di valori quali la solidarietà sociale, l'integrazione, la partecipazione, quindi come potete vedere, valori, questi dell'integrazione, dell'accoglienza e della partecipazione che rappresentano il comune denominatore dell'attività della Fondazione e dell'attività di migrazione. Quindi io sono particolarmente felice di essere qui oggi, di vedere l'entusiasmo del lavoro di questi ragazzi, passatemi il termine perché siete giovani, quindi a loro va tutto il mio sincero e vivo apprezzamento, veramente non solo per essere riusciti a ideare un'iniziativa come questa, ma per aver avuto la capacità ancora più grande di farla crescere anno dopo anno, creando un programma sempre più interessante e più ricco di spunti. Quindi grazie. Grazie alla dottoressa Marino per le bellissime parole. Io ringrazio tutti quanti presenti e ci vediamo alle 15 con l'apertura delle mostre fotografiche di pittura e poi ci ritroviamo qui alle 18:30 per il convegno Stop Alto Parlato. Grazie.